molto lontano. Tornando a casa nostra, perché dobbiamo veramente chiudere, perché, ma in 20 secondi, perché Orso Marzio e Tallini, tra l'altro esponenti chiaramente storicamente di destra, vanno fuori da Forza Italia, restano fuori da Forza Italia? Ma lì c'è una vicenda... A parte la parte burocratica, perché nei fatti... Ripeto, non la voglio nemmeno commentare, perché la gente non ti capisce, non abbiamo fatto i primi due eletti, quando sei arrivato... Ma chi non li vuole? Orso Marzio e Tallini, chi è che non li vuole? Perché forse qualcuno pensa, sai, prende meno, e poi evidente, ma non, è un partito che manca di organizzazione, oggettivamente. Io poi, tra l'altro, siccome sono amico di Ole Santelli, perché condivido il suo modo di vedere le cose sull'impostazione, cioè l'anelito per la politica, no? E quindi non mi permetterò di dare giudizi. È ovvio che io sto al gruppo misto e ci organizzeremo, che quello che serve all'Italia e anche alla Calabria, ricostruire una destra un po' più solida, che poi parteciperà in un contenitore unico, però il mio auspicio è che da questa postazione, non essendo stato concesso riformare, perché se oggi ti chiamasse Berlusconi, che a me sta comunque simpatico, per quanto è ovvio che è un'esperienza che è finita, no? Dopo 20 anni tu hai espresso il massimo, e quell'esperienza affidarla a una nuova guida, che quello è mancato al PDL. Fosse stato vivo Fini, il PDL sarebbe stato oggi il PD del 40%, o del 35%, o del 30%, quello che gli elettori ti tributavano. Quindi l'auspicio è poter costruire, ma non in modo lepenista, una idealità, che significa anche comportamento, un sentire comune di uomini e donne, donne che si richiamano alla destra storica italiana, che possono stare in un unico contenitore, quindi in quello che sarà, in un dibattito che è nel centrodestra. Si susseguono ogni giorno iniziative, il 28 c'è un'altra. Ma il leader di questo unico contenitore in Calabria chi potrebbe essere? Ma la leadership, ma io credo poi che chiudiamo. Le leadership le costruisce sul campo, come l'ha costruita nel tempo Scopelliti. E se uno pensa ancora al centrodestra Reggio Calabria, non penso che non ci siano altri nomi che non Scopelliti, nonostante sia in una fase, diciamo, cosiddetto, io dicevo prima, lo facevamo per provocazione, ma mi ascolta da casa, Scopelliti è morto, no? Ma era per dire basta, ne parliamo più. In una fase ovviamente dove dovrà attendere, al di là della grande passione che credo continua ad avere per la politica, che venga riabilitato, diciamo, in quegli organismi. Che ha rispettato alla grande, perché si è dimesso. Lo so, lo diciamo sempre. Che ha rispettato, perché io vorrei sottolinearlo. Sì. E quindi le leadership sono poi chi vuole stare sul campo. Oggi nello spazio, nell'attesa che si riabiliti e scopriti appassionati di politica nella sua città, nella sua regione, ma non vedo altro. Quindi la leadership ancora alla destra, al centrodestra, Reggio Calabria, non me ne voglia nessuno di quelli che anche sono di Forza Italia, non penso che possa ambire, diciamo, il capo di Forza Italia, la destra e il centrodestra lì e Scopelliti e quel pezzo di tradizione di impegno politico. Domanda secca, secondo Orso Marzio, Scopelliti che si riabilita può essere di nuovo il leader della destra calabrese? Ma Scopelliti dovrà sicuramente immaginare, io quello gli consiglierei, ruoli diversi, perché la vita va avanti e sicuramente può contribuire in ambito nazionale, vista l'esperienza, a cementare, a costruire nuove generazioni, lascia il testimone. Lui, tra l'altro, essendo giovane, è ovvio che sarà ancora, credo, mi auguro e auspico, della partita. E noi rappresentiamo a torto ragione il centrodestra, bisogna rispettare tutti, anche Nicolò che è capogruppo di Forza Italia, gli altri colleghi della Casa di Libertà, ognuno con la propria idealità e la propria cultura e esperienza politica. Idealità, una parola grossa. No, io penso che l'idealità sia fondamentale. Se uno non ha... Ma non c'è in questo caso. No, non c'è, questo non ce l'avranno gli altri. Continua ad averla, continuo ogni giorno, pur nella mancanza dei partiti, a incontrare giovani all'università, che sono quelli che ti dicono, per cui faccio un esempio, l'idealità è il solco per cui, non in modo rozzo, su scelte fondamentali della vita, e non coprire una buca, perché la può coprire l'irto di centrosinistra e di centrodestra, si è più o meno d'accordo su riformare la società, immaginando che le coppie gay possano adottare dei figli, faccio un esempio. È un solco di ragionamento di cose di vita, tra l'altro tornata al dibattito oggi, perché Dolce e Gabbana lo richiamano, insomma... Questo è come tu immagini, anche nel diritto sacrosanto. Ma non credo che siano sacrosanto... questi i temi fra la Casa della Libertà in Consiglio. Ma comunque ne dovremo parlare nella prossima puntata, perché dobbiamo chiudere. Assolutamente. Perdonami, il concetto di patria o ce l'hai o non ce l'hai, per cui per me la patria è quando vado a Bolzano e quando arrivo a Gioia Tauro e vedo questa tristezza, che dipende anche da noi purtroppo, e ci mancavo da tempo, di Capannoni abbandonati, per cui per me, e lo diciamo a chi ci guarda da casa, io insieme a Irto sarò contento di votare tutti i provvedimenti, e sui provvedimenti che lo aveva approvato, sui tre pratici, noi li abbiamo bocciato la riforma dello statuto, che
per aumentare gli assessori. Ne abbiamo votato due che riguardavano rifiuti e riguardavano la proroga del piano casa. Quindi su tutto quello che voi come maggioranza vorrete fare su Gioia, sulla ZES, noi saremo dalla parte della Calabria, se anche da parte vostra. Apertura di credito. No, no, ma questo anche lo sanno. Lo ricordiamo, non è del nuovo centrodestra, Fausto Marzo, anche parlando così, perché diciamo si è parlato ultimamente del nuovo centrodestra che no, ha rinnovato la collaborazione. Di chi vuole la poltroncina, insomma, c'è una cultura un po' diversa diciamo a quelle latitudini. Parliamo di riforme, allora, diciamo di collaborazione istituzionale. Collaborazione istituzionale, siccome si è parlato, allora mi è venuta spontanea questa battuta, lo ricordiamo perché era gruppo misto, in questo caso Fausto Orso Mastro, gruppo misto, non è il nuovo centrodestra, anche se gli avete sentito dire. Ma non chiediamo nulla, cioè ripeto, io sono convinto che il nostro dovere, anche generazionale, è farlo con intelligenza in commissione, perché sui problemi poi si discute, e anzi qui c'è il dibattito, ma è ovvio che in commissione discutiamo non animatamente, ma discutiamo sulle cose concrete. E quindi io mi auguro portano provvedimenti tutta la capa, quelli che consideriamo utili non li voteremo. Ed è giusto anche che sia così. Allora io ringrazio Fausto Orso Marzo. Grazie a voi, scusate diciamo per i toni, quando non diventiamo comprensibili non aiuta, però io penso che la passione e la convinzione della difesa delle proprie idee vada dimostrata anche facendo gesti estremi come l'occupazione di qualche giorno fa, di qualche settimana fa. Io ringrazio Fausto Orso Marzo perché ricordiamo gli studi della TV sono a Gioia Tauro, Fausto è venuto da Cosenza e spero di riaverlo in questi studi per parlare di altro, anche fare altre puntate dello stiletto. Mi auguro nel gruppo di Forza Italia o comunque in un altro soggetto, un soggetto di centrodestra, perché lo abbiamo capito, è chiaramente per sbaglio nel gruppo misto Fausto Orso Marzo come Tallini, come esponenti di centrodestra. Io ringrazio Nicola Irto che è tornato qui per la seconda volta e spero di riavere ancora e di poter parlare con Nicola Irto di quello che farà il commissario della sanità, perché mi pare un atteggiamento anche corretto e prudente di vedere un attimo che cosa farà indipendentemente da come è arrivato. E anche quello che faremo noi, insomma, visto che anche noi abbiamo diciamo così, una responsabilità in Consiglio regionale. E io ringrazio come sempre Teresa Munari, ci siamo divertiti anche oggi e lo stiletto torna venerdì prossimo, faremo un'altra puntata, vediamo di cosa, anche perché lo ripetiamo, questa puntata è registrata, quindi per quanto riguarda il caso Vandaferro stiamo aspettando le comunicazioni ufficiali, però potrebbe, c'è questa ipotesi, ne abbiamo già parlato prima, che tutto possa essere mandato alla consulta, quindi vuol dire altro tempo, quindi vuol dire ancora una volta che ci sono vari problemi in questa legge elettorale e che quindi anche le modifiche che si stanno facendo adesso, si stanno paventando, potrebbero non bastare in generale per dare un testo normativo effettivamente insomma concreto e solido per questa regione che ne ha bisogno. Grazie a tutti, buona serata.